Oggi su Ecologia Verde ti spieghiamo come coltivare orchidee in acqua. Andiamo a vedere! Luce, temperatura e posizione consigliate. Queste piante prosperano bene vicino alle finestre, dove ricevono delicata luce filtrata per alcune ore al giorno e sono ombreggiate per il resto della giornata, evitando così che fiori e foglie brucino. In estate, assicurati che la luce non sia eccessiva. La temperatura ambiente ideale è superiore ai 23 gradi centigradi. Se la tua orchidea non fiorisce, spostala in un luogo più fresco e vedrai spuntare i bottoni floreali. L'acqua che aggiungi dovrebbe essere a temperatura ambiente, non fredda né calda, per evitare uno shock termico che potrebbe essere fatale alla pianta. Acqua per le orchidee. Prima di trasferire l'orchidea in acqua, assicurati di lavare bene le radici per rimuovere lo sporco. Una volta rimossa dal substrato solido, scuoti delicatamente la pianta per eliminare residui e poi lavala con acqua. Se ci sono radici secche o marce, questo è il momento di tagliarle con forbici sterilizzate. L'acqua utilizzata non deve contenere cloro. Puoi lasciarla riposare per circa 2 ore prima di mettere l'orchidea, così da permettere al cloro presente nell'acqua potabile di evaporare. Puoi anche utilizzare acqua d'acquario, piovana o aggiungere gocce di declorinator. Cambia l'acqua regolarmente, idealmente ogni 3 settimane, per prevenire la formazione di funghi, muffe e alghe. Contenitore per le orchidee in acqua. È importante che solo le radici siano immerse nell'acqua, mentre le foglie devono rimanere asciutte. Scegli un contenitore con collo stretto dove le foglie possano poggiare e le radici possano estendersi nella parte più ampia. Puoi anche optare per un contenitore curvo che supporti le radici. Se non trovi un contenitore adatto, puoi aggiungere abbastanza sassolini o palline sul fondo per sostenere le radici e mantenere le foglie sollevate. Poiché le radici sono fotosintetiche, scegli un contenitore trasparente, sia di vetro che di plastica, per consentire lo sviluppo della pianta. Prima di proseguire, una domanda per te. Come solitamente vengono classificate la maggior parte delle orchidee in base al loro habitat di crescita? A. Epifite. B. Acquatiche. C. Succulente. D. Arbustive. Pensa bene alla risposta perché alla fine del video potrai verificare se hai indovinato. Fertilizzante appropriato. Per favorire una buona fioritura e uno sviluppo sano delle orchidee, puoi utilizzare un fertilizzante a rilascio lento come lo smocote. Aggiungi alcuni granuli all'acqua per fornire i nutrienti necessari alla pianta. Ogni volta che cambi l'acqua, aggiorna anche il fertilizzante. Malattie delle orchidee in acqua. Le orchidee coltivate in acqua sono suscettibili alla marciume della corona, causata dall'eccesso d'acqua che favorisce la proliferazione di funghi e batteri alla base delle foglie. È importante controllare regolarmente che la pianta sia sana, le foglie devono essere asciutte, ferme e verdi, con eventuali nuovi steli floreali, mentre le radici devono essere anch'esse verdi. Se non è così, è meglio tornare a coltivare l'orchidea in un substrato asciutto. Le orchidee impiegano alcune settimane per adattarsi al nuovo ambiente acquatico, quindi dai loro un po' di tempo per vedere se si stanno sviluppando bene. Come riprodurre le orchidee in acqua? Per riprodurre le orchidee in acqua, puoi scegliere una pianta madre che abbia sviluppato una nuova piantina attaccata ad essa. Dividi semplicemente le due piante alla base e metti la nuova pianta nell'acqua come descritto in precedenza. Avrai maggior successo con una pianta appena divisa perché si adatterà rapidamente al nuovo ambiente e svilupperà nuove radici. E tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, hai pensato bene? La risposta corretta è la A. Raccontaci, hai intenzione di coltivare orchidee in acqua? Alla prossima, amici ecologisti!